Presidente, il Centro Studi Grande Milano si occupa di un tema a cui lei ovviamente è molto legata, il tema di come si può competere con il brand nei mercati globali. Ecco, come si fa oggi? Beh, il Centro Studi è molto felice anche perché lui compete in un mercato molto saturo con un brand importante che è quello del Centro Studi Grande Milano, un elemento figurativo che ricorda il nostro Duomo, ma di questo ci siamo occupati. Beh, questa sera ci occupiamo di un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché come competere in un mondo globalizzato con un brand è una delle domande fondamentali che non solo gli imprenditori, ma anche chi si occupa di brand o chi si dovrebbe occupare di brand territoriali e quindi la politica dovrebbe inevitabilmente occuparsene. Evidentemente, quando in un mondo in cui tutti hanno lo stesso hardware e tutti devono rispondere con lo stesso software, la distinzione è fondamentale. Il marchio è, si parla di alchimia della marca, perché il marchio è il primo patto di grande solidarietà tra l'imprenditore e il consumatore, e quindi è evidente che il consumatore deve stringere un'alleanza immediata con quel determinato prodotto attraverso il marchio. Non è un caso che nell'organizzazione dell'impresa il marchio, la realizzazione del marchio, abbia bisogno di tempo, di meditazione, di una grande visione strategica. Posso chiederle anche se dal suo punto di vista esiste una sorta di mirroring, di rispecchiamento da parte dell'utente nei confronti del brand, cioè lo sente emotivamente proprio? Lo sente, ne percepisce il valore, anche se molto spesso si parla solo di prezzo, non di valore. Cosa ci sta dietro un marchio? Non è solo ciò che costa, è quello che è il valore della legalità, il valore dell'autenticità, il valore per esempio del non lavoro nero, e quindi occorrerebbe aprire un fondamentale, diciamo, filone da questo punto di vista. Il consumatore si identifica certamente, ma quello che è importante ricordare è che una cosa sola il marchio non può fare, non può deludere. E questo evidentemente vale sia per quanto riguarda il marchio d'impresa, sia per quanto riguarda il marchio territoriale. Guardi che il Made in Italy 60 anni fa non era minimamente preso in considerazione. Per esempio, vi erano alcuni prodotti di Made in Italy che venivano assolutamente boicottati. Oggi noi siamo abituati a considerare il Made in Italy un plus, e lo vediamo per la voglia dell'italianità che c'è nel mondo. Non è così. Quindi, dal momento che il valore marca nazione cambia, le donne acquistano scarpe italiane, le donne europee, ma se devono andare a comprare un software non vanno da un software per esempio italiano, e beh, evidentemente occorre considerare e capire che il valore marca nazione può modificare a seconda dell'attrattività di quel determinato territorio. È fondamentale ricercare l'identità, ma attenzione, non una identità chiusa, padana, lombarda, un'identità che ci avvicina all'Europa.